Sydney. Non ce l'ha fatta Fiona May a vincere quel tanto sospirato oro olimpico che avrebbe coronato una splendida carriera. Fiona è rimasta dietro alla sua rivale di sempre, la tedesca Heike Drechsler, capace di saltare fino a 6,99 m al terzo salto. L'azzurra invece è rimasta a quota 6,92 m, misura saltata al terzo tentativo, confermando l'argento vinto 4 anni fa ad Atlanta. Medaglia di bronzo per la statunitense Marion Jones, anch'essa a 6,92 m, ma dietro Fiona May per un peggior secondo salto. Svanisce per la Jones dunque il sogno di 5 medaglie d'oro ai Giochi di Sydney. Questa Olimpiade è stata molto dura, dice prima di scoppiare a piangere nelle braccia del marito e poi di fronte alle telecamere. È il secondo argento che vinco e viene dopo un anno difficile. E poi sono stata battuta dalla Drexler. Quando alla fine ci siamo abbracciate, lei mi ha detto: ti lascio tutto. Sono arrivata tanto così da loro, ma un argento così è bello. Fiona May ha poi parlato del futuro. Dico grazie a tutti, ha aggiunto. Ora voglio un mese di riposo, penserò solo al golf, poi vedremo. Ma nel suo domani, prima di un figlio, sembra esserci ancora l'atletica. È finalmente serena. Niente isterismi, ma molta tranquillità, anche se l'obiettivo da raggiungere era loro, che anche stavolta non è arrivato. 29 settembre 2000, repubblica.it. Questo articolo è stato pubblicato nel supplemento Health a Vanity Fair numero 22-23 in edicola fino al 16 giugno 2020. Dopo lo sport, Fiona May, 2 ore ai mondiali di atletica in salto in lungo, ha iniziato un'altra vita. L'ex atleta, mamma di Anastasia, 11 anni, e Larissa Iapichino, 17 anni, che ha seguito le orme della madre e già oro in salto in lungo ai campionati europei Under 20, ora è un'attrice e non ha smesso di combattere. La quarantena ha interrotto il tour a teatro di Maratona di New York di Edoardo Erba. Ma quando tutto tornerà alla normalità, dovrà recuperare le date perse. È stata scelta da Yves Rocher come modello di bellezza contemporanea per la sua forza e la sua tenacia. Per fortuna, oggi bellezza può significare qualsiasi cosa. Si dà più spazio alla personalità e alle donne normali, non tutte belle, non tutte modelle, perché quello che conta è amarsi. A 50 anni la mia vita è ancora all'inizio di un viaggio. Sempre di più i nuovi modelli di bellezza sono rappresentati da donne vere, con i problemi di tutti i giorni. Io ho superato un divorzio, sono una mamma, ho una carriera con determinazione e con l'aiuto di amiche e famiglia sono andata avanti. Spero di poter dare coraggio alle donne. Non siamo tutti perfetti e va bene così. Che mondo sarebbe se fossimo tutti uguali? Alessandra Paudice. A me la scuola non piaceva per niente. Preferivo fare sport, che era la scusa perfetta per stare lontana dai libri.
Gli anni Ottanta in Inghilterra non erano un periodo facile. In tutta la scuola ero la sola ragazza di colore. I miei genitori erano arrivati lì dalla Giamaica ed erano dei grandi lavoratori. Ogni anno a scuola organizzavano lo Sports Day e tutti potevano venire a vedere i propri figli competere in diverse discipline. Io correvo sempre le 50 yard e vincevo tutte le volte, anche contro i ragazzi. Mi era capitato di guardare l'atletica in televisione qualche volta, ma non pensavo che sarei mai potuta diventare come loro. Per me era solo un gioco, ero molto naif. La crescita fu costante, naturale. Stare in pista era il mio elemento. Sono arrivata alle Olimpiadi di Seoul nel 1988, che ero ancora una ragazzina, ma ero comunque già la migliore saltatrice britannica. Quella edizione dei giochi ricordo soprattutto la grandezza, sua e dei campioni che ne presero parte. Pochi mesi prima avevo vinto il Mondiale Juniores e per questo gli addetti ai lavori conoscevano il mio nome. Quando però al villaggio vidi passare Carl Lewis e lui mi salutò con un sorriso, rimasi pietrificata. Ma che cavolo ci faccio qui? Passai tutta l'Olimpiade ad ammirare i grandi dell'epoca, il figlio del vento, Jackie Joyner Kersee e Linford Christie. Mi buttai nel mondo per la prima volta e fui felice di ammirarne le stelle. Eurosport.it.